È stato presentato presso l'aula consiliare del comune di Sala Consilina il progetto Le giornate dell'ambiente, promosso dagli assessorati alla pubblica istruzione, all'ambiente e all'agricoltura. Il progetto vede coinvolti tutti i bambini delle scuole primarie dei due istituti comprensivi di Sala Consilina ed è finalizzato ad una migliore conoscenza da parte dei bambini del ciclo vitale delle piante. Devo dire la verità, le scuole hanno aderito con molto entusiasmo, anche perché è una tematica che comunque da loro viene trattata, le insegnanti già portavano l'argomento avanti. Poi abbiamo avuto la disponibilità dell'imprenditore di Lorenzo, della Mangimi Mangimi, che praticamente offrirà la possibilità ai bambini concretamente di piantare queste piantine e di poter nei loro plessi formare delle aule verdi dove vedere tutto il processo di crescita delle piantine. È un tema che chiaramente coinvolge le famiglie oltre che ai bambini e che ha notevoli aspetti, da quello insomma di tutela dell'ambiente a quello, diciamo così, più terra terra che riguarda il mio assessorato, che può essere la riduzione del costo della bolletta per quanto riguarda la Tari, che può essere attuato soltanto attuando delle politiche virtuose che abbiano lo scopo di ridurre quanto più possibile la quantità di rifiuti che vengono ad essere prodotti. Il discorso sull'ambiente è un discorso che riguarda un poco tutti, a partire dalle famiglie, dalle associazioni e alle istituzioni e soprattutto la scuola, laddove ci sono i bambini che rappresentano quel terreno fertile su cui poter lavorare per formare una coscienza e far intendere l'ambiente come un valore che innanzitutto va conosciuto, poi va conservato, va protetto e va rispettato. Perché l'orto è importante, potrebbe essere importante per questi bimbi? Perché ci sono tanti perché, ma comunque quello più importante secondo me è quello di avvicinarsi alla natura, dove oggi potrebbe essere la base della vita intera, di una vita di una generazione intera. È il bello del scoprire come cresce una piantina, perché purtroppo oggi siamo arrivati a un punto dove i bimbi, soprattutto nelle città, non conoscono la provenienza di un frutto. L'insalata si pensa che nasce nel supermercato, oppure la fragola, ci sia un'azienda, una fabbrica che produce la fragola. Noi siamo qua possibilmente con questo progetto per far cominciare a far capire le varie fasi delle crescite delle piante, dove noi cominciamo ad operare con questo progetto.